Buongiorno ragazzi a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Stavo proprio in pausa, ragazzi, mamma mia, stavo proprio in fase relax. Però da oggi ho visto che sono iniziate le visite mediche, quindi piano piano sta iniziando, diciamo, tutto il percorso. Ma noi stiamo tutto l'anno che ci danniamo per il Lecce, questo periodo proprio è scialla, di pausa. Però ci sono tanto, ragazzi, notizie di mercato che ci sono tutte false. Cioè, tutte false. La maggior parte dice un sacco di puttanate. Quid, giaro. Non ci sono, diciamo, obiettivi concreti di giocatori. Si sentono dei rumors su diversi giocatori, ma alla fine non si sa per niente. Speriamo lo portiere che lo pigliano. Ho salutato un'amica. Speriamo lo portiere che lo pigliano. Me lo auguro. Torno, mi sta salutando tutti praticamente. Comunque, ragazzi. Sepe, Dragoschi, non lo so, speriamo che lo piglio. L'attaccante ancora non si sape. E poi c'è stata un'offerta di Sisè, non mi ricordo la squadra come cazzo si chiama. Cazzo, non mi ricordo che cazzo squadra, 2 milioni offerto. Comunque, ma sono ancora, tutto quello che vedete ancora sono tutte, come dire, voci di mercato così, ma non c'è nulla di concreto. Per esempio, la Fiorentina vorrebbe, perché Amrabat va via dalla Fiorentina, vorrebbe prendere Hjulmand, ma ancora voci, cioè, diciamo, offerte concrete non ci sono state proprio per Hjulmand. Il Milan è poco, ma no offerta, solo sondaggi. Quindi, ragazzi, adesso è tutto fermo, tutto fermo. Secondo me, perché il ritiro da Folgarina dovrebbe essere dal 16 al 30 luglio, no? Secondo me almeno il portiere ci dovrebbe essere, portiere titolare. Bleva ha rinnovato fino al 2026, ma il portiere, no, comunque ci va a giocare con Mie, con Tie, con Bleve, con tutto il rispetto. Deve esserci il portiere titolare, no? Non è in settimana lo prenderanno, ma non credo che ci saranno altri movimenti di mercato. È difficile. Io comunque me lo auguro, come ho detto le altre volte, che sia Hjulmand, che Baschirotto, che Gendré, Strepezza rimangano. Speriamo, ragazzi. Bisogna partire da questa intelaiatura che ho detto. E quindi, perché Pongracic, Baschirotto, Gendré, Gallo, portiere magari Dragoschi, va bueno, 900.000 euro a chieste. Vabbè, Lecce su mute, però sinceramente per la Serie A non sono tantissimi, onestamente, 900.000 euro. Fatemi sapere cosa ne pensate. Per un giocatore di Serie A, sì, mega sono tutti soldi mega a giocacciare, però voglio dire, lo so che loro hanno una politica, però portiere non lo puoi sbagliare, come l'attaccante, come la mughiera, come dice Corvino, portiere e l'attaccante non li puoi sbagliare. L'anno scorso ha messo il portiere, ha sbagliato l'attaccante, quindi ragazzi, speriamo che quest'anno mesta l'attaccante e pure portiere. Quindi ragazzi, Dragoschi sarebbe un, diciamo, un ottimo portiere, perché portieri poi è difficile trovarne, non è che è tanto facile uno buttare il portiere. O tappigliano secondo portiere, ma se no un portiere titolare è molto difficile che lo danno le squadre, perché giocano già, si spostano molto di meno i portieri rispetto agli altri giocatori. Almeno questo è quello che ho notato io. I portieri possono stare pure tanti anni in quella squadra, magari fare il secondo potresti prendere o al massimo, ma solitamente lo secondo se ne fottono cazzo, perché è pagato, gioca picca, quindi preferisce che un faccia lo secondo portiere piuttosto magari con una squadra titolare di salvezza, se spacca lo culo dice cazzo me la faccio fare, magari alla Juve guadagno tre fiate qui gioca a Lecce e sta in panchina, mo te dico un esempio, a Giuseppe Lecce, sì, è vero che gioco, però ma ci spacca lo culo e guadagno di meno, dice cazzo me la faccio fare. No, questo per farvi capire che il portiere è più difficile da prendere e da mestere. Purtroppo ho perso Falcone. Quello è stata una beffa brutta, però c'è cazzo da fare, non potevo fare niente. Comunque ho visto oggi Gallo, Strepezza, non so chi altro, che hanno fatto già le visite mediche. Questa settimana ci saranno tutti i giocatori che faranno le visite mediche e il 16, che poi il 15 si parte per Folgaria, ma il 16 si dovranno trovare lì. Ci sono anche le amichevoli, vabbè, con delle squadre locali, comunque nulla di che. E poi ci sono un paio di partite contro la squadra di Serie B, non mi ricordo come cazzo si chiamano, se c'è Serie B, comunque, una è il Padova e l'altra non me lo sto ricordando, è la squadra di Serie B, non mi ricordo che cazzo era. Comunque, tutti sempre amichevoli, ripartono dal 16 e finiscono il 30 luglio e poi torneranno qua. Si giocherà in casa, hanno messo le date e gli orari, si giocherà in casa il 20 agosto alle 20.45, Lecce-Lazio, bella partita ragazzi. Iniziamo già subito col botto, ragazzi, speriamo bene, sempre solo forza Lecce, godetevi queste vacanze,
state belli, rilassati e tranquilli, perché poi questa settimana arriverà il caldo che ci ammazzerà, 40, 41, 42, 50 gradi e morimo. Io cammino sotto al sole con i volantini, penso che a Bardo proprio, sempre solo Forza Lecce. Bari in merda, grande la Mattia che ha rifiutato, mi sa forse la seconda volta, il Bari, grande la Mattia, ha fatto un bueno, che cazzo se ne futti, bravo, grande, no, io non ci vado, e non ci asciuto, sai, non ci è andato, incredibile, ha fatto bueno, hai fatto bene. Comunque, a parte questo, ci vediamo alla prossima, ragazzi, vi voglio bene, mi raccomando, continua a iscrivervi al canale, che non si sta che non si sta iscrivendo più nessuno, lo so, dice, siete tutti, come devo dire, tutti scialla, no? Dice, pure quelli iscritti stanno poco scialla, dai. Va bene, ragazzi, però mi raccomando, lasciate un like e condividete i miei video WhatsApp su gruppi. Tanto siete pieni dei gruppi WhatsApp. Vi lascio giallo rosso il link e mi aiutate, ragazzi. Tanto è gratis, è un modo per supportare questa faccia. Quindi, ragazzi, vi voglio bene, alla prossima. Ciao a tutti.